Valla Ghislieri non è andata bene, ci eravamo legati al dito una promessa che il Valla potesse vincere sicuramente questa partita, ma così non è successo. Ce l'avete messa tutta, ma 9-8 per un punto non ci si gioca la finale contro il Borromeo per il 7º-8º posto. Cosa ne pensi? Beh, un po' ci dispiace, ci credevamo, perché comunque abbiamo fatto un percorso insieme in questi mesi, cioè da qualche mese abbiamo imparato almeno teoricamente come si fa a stare in squadra, a giocare insieme e come si fa a tirare. Poi nel concreto ci stiamo provando con tutti gli errori del caso, dell'emozione, del fatto che la squadra è nuova. Però personalmente posso dire, ma anche a nome di tutte, abbiamo costruito qualcosa sicuramente che sicuramente rimarrà, poi vedremo se gli anni prossimi si potrà fare qualcosa, però qualcosa abbiamo creato sicuramente e qualche gioco lo sappiamo fare, almeno questo secondo me. Poi il risultato è quello che conta e il risultato poi è quello che è per noi. Ok, allora, quindi Anna, la capitano di questa squadra, giustamente dice, indipendentemente dal risultato, comunque è contenta di una squadra che comunque da ottobre è riuscita a unirsi, a amalgamarsi. Hai vissuto questa stagione e cosa ne pensi ovviamente di tutta questa squadra, come siete unite insomma? Personalmente ero partita completamente da zero, non sapevo come si giocasse, facevo qualche tiro ogni tanto in palestra ma senza un reale obiettivo. Abbiamo costruito una squadra, come ha detto Anna, ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo tutto, impegno, tempo e alla fine quello che conta. Alla fine quello che conta, il trofeo dei collegi è un modo per stare insieme, un modo per vivere il collegio facendo sport. Adesso però ci sono altri sport, inizia la pallavolo e il Valla regala sempre delle grandi soddisfazioni a pallavolo. Chiediamo prima a te e poi a Daniela Satta che qualcosa magari di pallavolo ci può dire. Sì, lei mi potrà dire sicuramente più di me, perché io quest'anno non parteciperò alla pallavolo, se ne occuperà qui la Daniela Satta. Comunque ci stiamo già iniziando ad allenare, ci stiamo preparando perché crediamo molto nella nostra nuova squadra. Abbiamo molte ragazze nuove, volenterose, pronte ad affrontare il torneo di pallavolo. E per quanto riguarda il basket, mi sento di fare un grande ringraziamento anche al nostro coach. Bravo, che è Brian, coach. Che è stato ringraziato, che ci ha seguite con tanta passione per questo sport, ce l'ha trasmessa sicuramente, anche se non gli abbiamo dato forse tutte le soddisfazioni che si aspettava, però sotto sotto noi ci abbiamo creduto e magari l'anno prossimo potremo soddisfare un po' di più. La speranza è quella. Dai, dacci qualche anticipazione. Noi siamo un sacco curiosi, allenatrice in campo, chi sarà l'allenatrice, l'allenatore, poi magari ti intervisteremo, ti chiederemo anche durante il torneo. Allora, allenatrice in campo sarà Giulia Gagliardi, atleta del CUS, insieme a me. E noi alleneremo la squadra lì al Valla. Per adesso siamo partite da 10, adesso siamo 6, però arriveranno adesso il ritorno degli Erasmus, si spera. Contiamo tutto su di loro. Noi cominciamo ad allenarci, stiamo facendo le basi, qualcosa riusciamo a mettere su. Non arriveremo sicuramente in finale, non è vero, dai, ci arriveremo. Bel pronostico nostro coach. No, dai, si dà le basi, si costruisce fondamenta solide e si arriva in alto. Partita per partita, si giocherà a testa bassa e sì, si raccoglie. Sì, coda tra le gambe, coda tra le gambe, però bisogna avere determinazione sempre, determinazione e grinta. Va bene, i valori ci sono per questo Valla, adesso vedremo. Tra un po' vedremo come scenderà in campo. Ritorniamo a Ghislieri, alla partita di stasera. Vi ha messo in difficoltà, siete riuscite nel secondo quarto a riprendere a giocare, a mettere dentro qualche canestro, a fare punti, li avete messi in difficoltà, siete andate sopra, però poi è successo che Ghislieri ha fatto i punti necessari, 8-9, un punto vi ha tirato fuori, ha fatto terminare oggi il trofeo dei collegi di basket. Come l'ha vissuta da dentro al campo? Purtroppo abbiamo reagito un po' troppo tardi, cioè solo alla fine abbiamo giocato veramente, abbiamo dato tutto.
purtroppo avremmo dovuto fare così dall'inizio, però adesso che abbiamo le basi ci ritroveremo l'anno prossimo e giocheremo meglio, per forza. Ho fatto un bel riassunto prima in due parole della la partita di oggi, vuoi aggiungerci qualcosa? No, va bene così. Niente di più, e voglio anche ringraziare io le cestiste del Valla. Bene, il Valla lo seguiremo anche con la squadra maschile, che speriamo che continui ad andare avanti, non diciamo di più. Ritorniamo alla squadra di basket, questo match come l'hai vissuto da dentro al campo, e se vuoi anche fare un excursus per quanto riguarda tutto il trofeo di basket femminile, cioè tutte le partite che avete fatto finora. Beh, allora siamo state un po' lente a carburare, un po' anche la sfortuna, mettiamola così, però io mi sono divertita, penso anche le altre ragazze, alla fine è stata una bella esperienza. Speriamo l'anno prossimo di partire subito con più grinta e magari ottenere qualche risultato in più. Bene, questa intervista sta durando tantissimo. Il tifo, come avete sostenuto la squadra? C'è sempre questo tifo? Il collegio appoggia sempre le sue giocatrici, sempre comunque, quindi... E le giocatrici danno soddisfazione al collegio quando giocano. Sì, considerando che siamo partiti da zero, sì, è una grandissima soddisfazione. Bravo, Lambo! Quanto pesava quel tiro libero? Quanto pesava? Pesava. Si è visto, uno è entrato, il secondo no. Così, sempre. Va bene, avrai modo di rifarti magari anche l'anno prossimo, ci sarà l'anno prossimo? Sì. Allora noi aspetteremo, mi metto da questo lato, aspetteremo la squadra del Valla anche l'anno prossimo, determinata, convinta e sicuramente più carica che mai in campo, ma anche fuori dal campo, che sicuramente non delude mai. Grazie ragazze. Grazie a te.